Amici in ascolto e in visione, ben ritrovati. E ben ritrovati con il direttore di questa produzione di Maria Stuardi, il maestro Andriy Jurkevich. Ho detto bene, perché ho fatto le prove. Sì, giusto, grazie. Benvenuto intanto qui da noi. Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti, lei è familiare, lei ha già frequentato... Sì, ho frequentato, anche a me piace moltissimo, diciamo, le sue opere che ho fatto... abbastanza, non tanti titoli, però ho lavorato tanto in questo campo di bel canto di Donizetti. Okay. Il bel canto è, cioè, non crea problemi all'orchestra, ma bisogna rispettare giustamente i bel cantisti, cioè quelli che cantano e hanno l'orchestra, non deve, immagino che debba stare a supporto, in una specie di strabismo, lei deve guardare l'orchestra e i cantanti. Perché... Sì, ma non direi che non ci sono tanti problemi. Per tanti direttori è veramente abbastanza difficoltoso di fare questo tipo di opere, perché non so chi fa, però io faccio grande lavoro sulla partitura, sui parti orchestrali, soprattutto sulle dinamiche, sui fraseggi, i volumi, ma anche spesso cambio piccole cose, quelle che fanno differenza veramente per far diventare una opera di bel canto veramente una opera. Dove sappiamo, come aveva detto Claudio Monteverdi, che cos'è l'opera? Recitare e cantare. Recitar cantando, sì, anche così. Che è molto, molto necessario in questo stile. Anche perché soprattutto in quest'opera è un grande confronto tra due prime donne, quindi si recita molto, al di là della famosa scena del confronto che c'è a metà, dove l'orchestra lì, fra l'altro, è... La scena degli insulti parte quasi a cappella e l'orchestra arriva subito dopo. Sì, ma non solo questa scena è famosissima perché... quella scritta, caratterizzante. Anche scritta molto bene, diciamo, con tutti questi accenti drammatici, tutto questo, però quello che succede prima, per esempio, prima scena, primo arrivoso di Elisabetta, primo duetto tra Talbo e Lester, che è difficilissimo per il tenore, poi di seguito per il tenore pure c'è duetto con Elisabetta. I tenori devono resistere, questa è un'altra, già, sì, altra faccenda, diciamo. Tra l'altro Maria Stuarda entra in scena da vera diva con un po' di ritardo, manca tutta nella prima parte, lei arriva soltanto in quello che una volta era il secondo atto nella versione. Sì, infatti io direi che il primo atto in questa opera è più caratteristica, piena, profonda di Elisabetta. Con uno splendido, fra l'altro, inizio orchestrale. Effettivamente c'è questa orchestra di piglio e poi... questi fiati che danno una... è molto Donizetti, sembra veramente molto un biglietto Donizetti. Da visita, no? Sì, sappiamo che la versione milanese per Milano per 1835 era scritta bella, piena, ouvertura lunga che non si fa. Io preferisco anche non farla, perché per me questa breve introduzione è comunque più sintetica, certo, più sintetica, più ha più parole, secondo me, per questa opera, questa introduzione che è stata scritta a Napoli, sì, per 1834, sì. È la prima, quella che poi diventò, sì, tipo Buondelmonte, perché uscì con un altro nome per motivi, sì, sì, per, sì, motivi di censura, grazie alla famosa scena. E c'è un finale invece che è quasi verdiano, secondo me, cioè arriva questi cori. Secondo me questo è proprio Donizetti puro. Perché cominciando ultimo numero, numero 9 grandi, diciamo, in questa partitura, e da poi alla fine è puro Donizetti, proprio sincerissimo, molto ricco dei colori. L'orchestra non è più come era tutta l'opera. Primo atto, i direttori devono sempre fare attenzione ai volumi, a tutto questo. Sì, invece sì, questo numero è proprio scritto come deve essere, quasi non devi fare niente, solo... Ah, funziona così, so. Sì. Non dimentichiamo che, scusa, 3 anni dopo ci sarà Lucia di Lammermoor, comunque voglio dire, è il Donizetti già della maturità piena, quello, l'ultimo periodo italiano. Sì, però diciamo in Donizetti, in Lucia di Lammermoor, non c'è questo grande pezzo, diciamo, per coro, per il coro, no, perché qui sì, è, sì, più, sì, famoso coro, sì, vedeste, certo, vedremo questo bellissimo, grandissimo, anche secondo, io lo considero
di più bello coro che abbia mai fatto. Sì, sì, beh, è una delle grandi pagine comunque della prima metà dell'Ottocento, sì. Effettivamente Bellini e Donizetti sono stati, dopo Rossini ci sono stati loro due, poi è arrivato Giuseppe Verdi. Infatti potrebbe sembrare questo è quasi verdiano, sì, però verdiano guardando la nostra parte, dai nostri tempi, invece certo. Ma d'altra parte Verdi aveva ascoltato quello che c'era prima, quindi insomma è Verdi, sì, che ha fatto, sì, tesoro. Noi siamo, Feuerbach diceva, siamo quello che mangiamo, ma siamo anche quello che ascoltiamo, no, in termini, sì, musicali. Quindi... E per noi adesso è facile anche ascoltare e paragonare Donizetti, Verdi, tutto questo. Beh sì, perché noi veniamo dopo. Sì. Loro noi, non avevano. Noi conosciamo allora... Puccini, conosciamo, sì, tutto, sì, all'epoca, sì. Beh, questo faceva sì che infatti Donizetti poteva riciclarsi dei pezzi d'opera, non essendoci la globalizzazione, diciamo che dai cassetti uscivano, sì, molte partiture. Senza diritti riservati. No, sì, senza. È stato Puccini il primo a incassare la SIAE, ecco. Malgrado Verdi è stato il primo presidente della SIAE, nel board della SIAE, ma esiste da dopo l'860, quindi all'epoca è quello che giravano, penso, andavano a incassare teatro per teatro, il musicista era sempre dietro la sua opera. E immagino che con un personaggio vulcanico come Alfonso Antoniozzi alla regia, com'è, facile lavorare, tanto non ci sente, si lavora bene con Alfonso, è un cantante intanto, quindi... Meno male che non sente, però no, però vorrei dire ma che poi sente. Però non vorrei fare tanti complimenti, però questa persona merita veramente, solo le parole, affascinante. La sua regia parte proprio dal cuore di musica. Beh, lui è un grande baritono, quindi cioè, però non è detto, sì, conosciamo baritoni che non sono capaci a fare, sì, la regia. Ma quello veramente è un, secondo me è un genio per fare le regie di questo modo, perché lo pensiamo anche noi tutti, sì, sì. Ma veramente prima volta nella mia vita che faccio già direttore da qualche mese, 25 anni, ecco, diciamo, sì, prima volta che si lavora così liscio, così tranquillo, così con grande piacere, veramente questo è incredibile. E di questo non siamo che felici, perché non vediamo l'ora di vedere che cosa succederà a partire dalla prima di mercoledì prossimo. Tanto grazie mille per esserci venuti a trovare, è sempre un piacere parlare di musica. Prima di lasciarci però, se mi può mettere una firma sulla locandina, dove vuole? Sulla croce? Mettiamola sulla croce che... Perfetto, ma... Tra l'altro c'è due cast nutriti, due cast molto belli, effettivamente. Grazie mille, maestro. Alla prossima. Grazie a lei, alla prossima.